testi o loghi scorrevoli in Shotcut. Bentornati ragazzi nel canale Vero Hero Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come creare delle scritte scorrevoli o dei loghi ai vostri video. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di editing video Shotcut Top 2022. Link in descrizione per il download. Allora ragazzi, testi scorrevoli o anche loghi scorrevoli sono ovviamente molto utilizzati se voi siete voi volete creare dei video, siete dei video creator, dei content creator, sono ovviamente fondamentali perché vi permettono di arricchire i vostri video e di inserire scritte o loghi o i vostri brand all'interno dei vostri video. Vedete anche spesso nei miei video e nei miei tutorial questi tipi di scritte. Oggi vedremo come creare uno in maniera molto molto semplice con Shotcut e anche in maniera molto veloce. Allora ragazzi, abbiamo il nostro programma Shotcut, abbiamo i nostri tre pannelli fondamentali: pannello di riproduzione con sotto filtri, proprietà ed esporta, come sempre, pannello del riproduttore e timeline, ok? Qui possiamo come sempre metterli a dimensione più consona. Bene, elenco di riproduzione, andiamo a inserire un qualsiasi video, diciamo, e noi andremo a creare un nostro logo, diciamo, con sfondo e testo scorrevoli in questo clip, ok? In questo bel video di onde. Chiaramente esempio a caso, ragazzi, voi poi ovviamente dovete adattare le vostre scritte, i vostri loghi ai vostri video. Bene, questo è un video, come vedete, lungo 28 secondi, lo andiamo anche a diminuire un po', lo facciamo intorno ai 15 secondi, va bene. Ok, ragazzi, andiamo a creare subito la nostra scritta, il nostro logo scorrevole. Andiamo a creare con CTRL-I, andiamo a creare una nuova traccia video. Allora, ragazzi, siamo arrivati al decimo video di questo corso di Shotcut. Mi raccomando, andate a vedere prima tutti gli altri 9 precedenti in maniera tale che possiate seguire al meglio quelli successivi, perché io darò ovviamente per scontato già diverse nozioni di cui abbiamo già parlato nei video scorsi. Allora andiamo a inserire apri altro colore e andiamo a mettere, clicchiamo su colore, andiamo a mettere un bel nero, ok? Cioè creiamo una clip nera, si visualizzerà qui nel riproduttore, noi la andremo a prendere e la andremo a mettere indicativamente qua, ok? Andiamo nel nostro andiamo a mettere al terzo secondo, ok? Quindi clicchiamo qui ovviamente sulla casella che ci indica la posizione del tempo, la posizione della testina, che è questa. Andiamo a mettere 3 secondi. Vedete che la nostra testina sarà andata esattamente a 3 secondi. Andiamo a prendere il nostro clip e andiamo a mettere a 3 secondi. Si aggancerà perché abbiamo inserito ovviamente la calamita, ok? Abilita, disabilita ancoraggio, vedete? Allora, ragazzi, bene, andiamo intanto a trattare questo primo clip, ok? Ovviamente se io vado a riprodurre avrò il clip sotto e qui verrà nero perché è sovrapposto, ovviamente come i livelli di GIMP, vi ricordate? E dopo tornerà la clip, ok? Andiamo ad agire, torniamo con Alt e le frecce indietro, andiamo ai punti salienti del clip e andiamo ad agire sui filtri, ok? Andiamo a mettere dimensione e posizione, andiamo a mettere un logo qui magari in basso a destra, ok? Quindi cosa faremo? Andremo a ridurre. Ovviamente andremo a cliccare su distorci perché io voglio un rettangolo stretto e lungo, ok? Quindi dovrò fare così, ragazzi, a caso, e più o meno così, ok? Allora, ragazzi, dobbiamo andargli a dire a questo clip, a questa striscia nera, come comportarsi all'interno del clip, ok? E quindi come faremo? Avete già capito, lo faremo tramite i nostri fotogrammi chiave o keyframe, che sono questi orologi che vedete, ok? Quindi ci andiamo a posizionare esattamente all'inizio del clip e andiamo a dirgli, ok, vammi a inserire un fotogramma chiave, ok? Ed ecco che si apre la timeline dei fotogrammi chiave. Andremo a fare lo zoom adattivo in maniera da avere una bella visualizzazione della timeline dei foto dei keyframe e una bella visualizzazione della timeline, ok? E andiamo a dire, ok, tu clip nero, tu rettangolo nero, ti devi comportare così all'interno del clip. Siamo all'inizio, ok, della nostra clip nera. All'inizio noi vogliamo, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare diciamo che questo rettangolo da qui vada velocemente verso destra e si posizioni qua, ok? Quindi dovremmo andare a dire tu keyframe qui devi fare in modo che questa clip nera, che questo rettangolo nero sia qui, ok? Quindi teniamo ben presenti le posizioni, ok, ragazzi? Siamo a 320, ok, come dimensione.
come altezza, vedete come posizione l'altezza siamo a 320, magari prendete i numeri che vi potete ricordare, e meno 263 perché siamo fuori dal video, ok? E qui in questo caso all'inizio del clip vogliamo che questo rettangolo sia qua, però noi vogliamo che dopo soli 6 fotogrammi ad esempio, quindi andiamo con, ci mettiamo qui, andiamo qui a selezionare la nostra timeline del keyframe, andiamo dopo 6 fotogrammi, quindi ci spostiamo proprio con la freccettina della tastiera, ci spostiamo di 6 unità, ok? Quindi andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Qui andiamo a dirgli, ok, tu devi essere qua, quindi sempre ad altezza 320, vi ricordate, quindi lo andate proprio a mettere 320 e 383 lo vedete in automatico, ok? Bene, andiamo alla fine del clip. Se andiamo alla fine del clip, andremo a dirgli, ok, tu devi essere a 6 fotogrammi prima della fine del clip, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci spostiamo a sinistra con la freccia qui, tu devi essere ancora qua, ok? Quindi fermo qui, quindi andremo a creare un altro fotogramma chiave. Quindi cosa gli stiamo dicendo? Gli stiamo dicendo, vedete, qui tu devi essere fuori dal clip, qui devi andare, in questo secondo fotogramma, dopo 6 fotogrammi, devi andare, in questo secondo keyframe, dopo 6 fotogrammi, devi andare qua. Rimani qui fino a 6 fotogrammi dalla fine e dopo 6 fotogrammi, quindi alla fine del clip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu devi essere di nuovo qua, cioè devi ritornare indietro, ok? Andiamo a sempre 320 e qui va bene. Andiamo a vedere ragazzi cosa abbiamo combinato, ok? Andiamo a visualizzare. Perfetto, vedete, è entrato e adesso uscirà. Perfetto ragazzi. Mi raccomando, questa parte del keyframe è molto importante perché qui ovviamente tramite questi fotogrammi chiave noi gli andiamo a dire esattamente come comportarsi, ok? Quindi ragazzi, vi ripeto, qui abbiamo detto, ok, sei fuori dal video, dopo 6 fotogrammi tu ti trovi lì in basso a destra, rimani in basso a destra fino a qua, 6 fotogrammi dalla fine e alla fine del clip ti devi ritrovare fuori, quindi devi andare. Quindi il movimento sarà tra questi fotogrammi chiave qui e qua. Ok? Bene, direi che la clip del rettangolo dello sfondo l'abbiamo fatto. Vogliamo andare a creare una nostra scritta con il nostro logo, la nostra scritta all'interno, okay, di questo rettangolo e vogliamo che sia un movimento, anche in questo caso, magari un movimento contrapposto, cioè un'entrata dall'altra parte, da destra verso sinistra. Quindi torniamo indietro e andiamo ad inserire con CtrlA un'altra traccia video, okay, che la troviamo qua. Andremo a inserire un testo, quindi apri. Altro testo e andremo a scrivere qui, vedete, digita o incolla il testo, scriveremo vero, poi voi andate a scrivere quello che ovviamente volete, vero Eroe Academy. Bene, clicchiamo su ok. Andiamo a prendere il nostro clip, lo andiamo a inserire ad ancorare qua e sarà sempre lungo 4 secondi, poi voi potete ovviamente rimodularlo. Andiamo a dire ok, tu scritta mi devi essere di un colore giallo, andiamo a mettere i canali del vero Eroe Academy. Bene. Andiamo a cambiare anche il font, vi faccio vedere così un po' come si utilizzano. Andiamo a mettere un gothic semi bold, ma sì, direi di sì. Magari spessore bianco che sul nero ci sta bene. E magari così a troppo andiamo con 1, ok? Ora dobbiamo andare ad agire sulla dimensione, ok? Quindi andremo a dirgli, ok, tu più o meno così. Ok, qui allarghiamo un po', ok? Direi che così può andare. Ragazzi, magari anche un po' più grande, okay. Così direi che può andare bene. Ok, bene, ragazzi, dovremmo andare ad agire di nuovo sui fotogrammi chiave. Ok, quindi andremo qua, vedete, nel fotogramma chiave delle posizioni, e andremo a dirgli: ok, tu all'inizio del clip mi devi essere qua. Ok, anzi, a parte che possiamo, ragazzi, andare qui in modo tale che vediamo, ecco, vedete, vediamo l'esatta posizione, cioè se noi mettiamo la testina sul clip nero, ok, vediamo dov'è la posizione del fotogramma, quindi possiamo andare ovviamente a regolarlo nella maniera migliore per quanto riguarda la posizione, ok, direi così, va bene, e quindi ad altezza 321, ok, bene, gli andiamo a dire, ok, qui, vabbè, cancelliamo, rimuovi, ok, andiamo all'inizio, ci aveva creato ovviamente un altro fotogramma chiave. Allora, qui tu devi essere a 321, ok? Abbiamo detto, quindi ci spostiamo in qua e come altezza andremo a 321.
Eccolo qua. Bene. Poi dopo 6 fotogrammi, quindi ci spostiamo di 6 fotogrammi qui nel keyframe, nel timeline del keyframe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vedete che è andata a posizionarsi sotto il ovviamente il rettangolo nero, e andiamo a dirgli ok, tu devi essere qua sempre a 321, ok, come altezza, ok, e più o meno direi in questa posizione. Bene, andiamo alla fine, ok, del clip, quindi andremo ad agire qui a 6 fotogrammi prima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedete che fate nella posizione precisa, andiamo a mettere un altro keyframe, diremo ok, tu fino a 6 fotogrammi dalla fine rimarrà scritta, devi rimanere lì, e invece dopo 6 fotogrammi, che nella fine del clip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando il rettangolo nero sarà scomparso verso sinistra, gli andiamo a dire ok, tu devi essere qua di nuovo fuori, ok, 321. Molto bene, andiamo a vedere cosa abbiamo combinato, ok? Magari andiamo su riproduttore, anzi no, ci andiamo dopo. Andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Ok, andiamo a vedere con riproduttore. Quindi abbiamo entrata da sinistra verso destra dello sfondo nero e entrata da destra verso sinistra della nostra scritta con il nostro logo. Andiamo a vedere. Molto bene. È molto molto bene ragazzi, direi che così è ottimo. Abbiamo visto ragazzi in maniera molto semplice come creare delle scritte, dei loghi scorrevoli. Ragazzi, ovviamente questo vi dà l'idea di quello che voi potete fare. Potete ovviamente tramite queste regolazioni, tramite fotogrammi chiave, andargli a far qualsiasi tipo di movimento o di rotazione o di zoom, ok? Quindi potete immaginare un po' le potenzialità di questa cosa. Se vedete un po' nei miei video, vedete qualche scritta che ogni tanto appare, compare da più posizioni e si va a formare, no? Per poi disgregarsi di nuovo. Potete veramente fare di tutto. Questa è la base del concetto su cui voi potete lavorare, potete sbizzarrirvi. E la cosa bella, ragazzi, è che poi questo video, voi, questa animazione qua, voi la potete anche andare ad esportare senza il video, ok? Potete andare ad esportare senza il video, aggiungerci magari un clip audio sotto, un piccolo audio, e andarlo ad esportare e poi a inserirlo nei video, ok? Poi vi farò vedere più avanti come. Ovviamente, ragazzi, dopo potete tranquillamente anche questo progetto, tranquillamente esportarlo come video, dei vari formati, ma già quello di default per anche utilizzare YouTube va benissimo, e potete fare esporta file. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi possa essere stato d'aiuto, vi invito a venirmi a trovare sul mio profilo Instagram vero_ro_academy, e noi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.